ci ha raggiunto anche Riccardo dei 3-4-All. Ora siete i due terzi dei 3-4-All, giusto? Manca Giselle. Ok, giusto, Riccardo. Allora, cosa ci racconti di questa esperienza ad Eurosong? Allora, prima di tutto abbiamo fatto una bella esperienza nella Voice, lì dove ci siamo incontrati, e è stato bellissimo. Dopo, quando è finito questa Voice, abbiamo detto ok, già che siamo amici, non siamo più concorrenti, lasciamo fare qualcosa insieme, no? Dopo sono stato in vacanze, lì ho pensato, ma adesso viene l'Eurovision, no? Perché non facciamo qualcosa per l'Eurovision? E lì è nata l'idea. Torniamo a The Voice. Allora, stessa squadra con Filippo Ancauser, giusto? Lui ha cantato Caruso, una canzone italiana. Tu cosa hai pensato subito di Riccardo, di primo acchito? Ho detto che ho pensato fosse una buonissima scelta, perché pare che a Filippo piacesse moltissimo Lucio Dalla, quindi sicuramente un'ottima scelta. Io l'ho saputo dopo, poi, che lui piaceva Lucio Dalla, quindi mi sono detto wow, questo probabilmente gli piace. Quindi nasce anche un'amicizia, oltre al contesto battle, in The Voice, eccetera. Dimmi un po', tu invece cosa hai pensato di Iris? La prima volta io penso che tutti pensano oh, è bravo, non è bravo, qual è il potenziale che può avere, no? È normale, perché in quel periodo siamo stati tutti un po' concorrenti, no? Ciascuno ha trovato il suo modo di mettere il più migliore, no? Però adesso siamo bravi amici, è molto, come si dice in italiano, molto sernae, abbiattate, bravo. Però lavorare con due donne penso sia complicato, giusto Iris, o no? Ma questo devi chiederlo a lui, non a me. Però penso di sì, perché tante volte guardiamo tanti dettagli che forse gli uomini non notano, e quindi possiamo risultare un po' noiose, ecco. Però d'altra parte anche noi vogliamo il meglio come tutti, quindi è bello poter collaborare e mettere a frutto i lati positivi di ognuno e cercare di mitigare i lati così un po' più pesanti. In questo, lavorando insieme, si impara. Together Forever è un pezzo comunque molto Eurosong, ha un classico tiro Eurosong, e tu l'hai prodotto, se non sbaglio, internamente. Com'è nato questo pezzo? Allora, l'idea l'ho avuto dopo le vacanze, quando sono ritornato in Svizzera, e l'ho fatto con il mio bravissimo amico Domenico Librano, che abbiamo... lui ha avuto questa idea, questa melodia, e dopo lì abbiamo lavorato e è nato questo pezzo Together Forever. Per chi volesse votarvi, sostenervi, cosa deve fare? Posso dirlo? Saremo il numero 2, quindi dovete seguirci il 1° febbraio su qualsiasi rete nazionale svizzera, quindi chi sa bene l'italiano segue il Ticino, chi preferisce lo svizzero tedesco può seguire le SF Heinz, credo SF Heinz, vero? Chi invece è di lingua madre francese può seguire la rete francese, seguirci e votare il numero 2. Quindi mi raccomando, votate, votate, e soprattutto forza 3-4-All!